Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati su Expeditions Conquistador. Stavo guardando per chi far salire di livello e in realtà stavo pensando che quasi quasi, visto che siamo quasi a 1000, conviene tenersi i punti. Vorrei far salire Isabella Iruenes al massimo e tenere lei come unica, e poi dopo portare altri due al grado di sergente. Non tanto per le abilità, perché tanto comunque quelle ci servono poi solo fino a un certo punto ormai, ma più che altro dal punto di vista della battaglia, perché così almeno abbiamo una persona molto forte che comunque ha più resistenza e più difesa, e nulla, poi dopo ci faremo serie di livello magari come altri due al coso di sergente, metterei i due tiratori qua, Pintado e Lopez, che sono quelli che mi hanno un po' più parato le spalle fino ad adesso. E tutti gli altri li terrei veterani. Portare poi tutti i veterani. Detto questo, allora, nulla, c'era qualcos'altro da fare? Dobbiamo andare da Pinco Panco. Però prima di andare da Pinco Panco, facciamo che fare un salto alla nostra cosa là. Così arriviamo a Xalapa forse in una sola giornata. Poi in realtà dobbiamo rifare di nuovo l'equipaggiamento di un botto di roba. Sì, perché non abbiamo più né aculei, né palle di cannone, né lanterne. Vabbè. Spero che avremo un po' di tempo per prepararci prima di Tenochtitlan. E comunque abbiamo un sacco di cose da vedere per la mappa, per cui andiamo a prendere la carne, che male non fa. Ok. Adesso Xalapa non ci arriviamo più, ma non importa. Anche perché comunque così ci fermiamo una volta, conserviamo la carne, facciamo un po' di equipaggiamento in più. E no, volevo. Ho sbagliato, non volevo premere M, volevo premere. Ah, dobbiamo anche riparare dell'equipaggiamento rotto, quindi facciamo che tu ripari l'equipaggiamento rotto. Tu fai degli aculei. Tu invece vieni curata e tu, visto che non abbiamo un cavolo, allora vai a cacciare. Chi è che dobbiamo far conservare? Ah, 14, quindi sarebbe. L'ideale sarebbe stato di fare quello e quell'altro, va bene. Allora, tu fai 10 e gli altri 4 chi li facciamo fare? A nessuno, in realtà. A nessuno in realtà. Chi cavolo glieli facciamo fare quegli altri 4? Qualcuno di guardia? Facciamoli fare a qualcuno di guardia? C'è qualcuno di guardia che abbia 4? No, mi sa di no, nessuno. Sì, questo. Vai. Ha recuperato due pezzi di equipaggiamento, 5 unità di carico, 13 razioni. Allora, di equipaggiamento quindi mancava Iruenes l'equipaggiamento, ne aveva perso uno, se non sbaglio. Ortega gliel'abbiamo tolto per darlo all'altro, adesso maxiamo anche Ortega. E abbiamo fatto anche uno di Aculei, ce ne mancano ancora tre da fare. Isabella si è rimessa completamente. 5 di carne è molto poco, ma abbiamo fatto un po' di provviste. Allora, scusate se sentite il rumore di sottofondo, ma c'è un macchinario infernale della morte qua che fa un sacco di casino e niente. Abbiate un attimo pazienza, ma presto finirà. Speriamo. E no, io in realtà non volevo andare al mercato, volevo andare proprio qua da Tepictoton. Tepictoton, esci di nuovo dal palazzo per incontrarti nel cortile e accompagnarti all'interno. Cammina con passo leggero, tieni le mani sopra lo stomaco, ma di tanto in tanto le muovi per grattarsi il lobo di un orecchio. Sono felice di vedere che avete fatto ritorno tutto ad un pezzo. Credete che la vostra fortezza sopporterà altri possibili attacchi aztechi? In realtà sono arrivato alla fortezza poco prima dell'attacco. Abbiamo difeso al meglio la fortezza e salva. Tepictoton scuote la testa, sembra un po' distratto. Meraviglioso, meraviglioso. Marceremo su Tenochtitlan. Sarete con noi fino alla fine, spero.
Il vostro esercito è abbastanza grande, dubito che il mio piccolo gruppo possa fare la differenza. No, 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 no. Il vostro gruppo gioca un ruolo fondamentale nei miei piani di guerra. Con le vostre tecniche di fanteria perfezionate che mi avete dimostrato in passato, sarete la punta della lancia e il mio esercito sarà l'asta che vi permette di centrare il bersaglio. Una metafora azzeccata. Con le sue strade rialzate di terra, Tenochtitlan è pericolosamente difendibile. Lanceremo un migliaio di canoe attraverso il lago Texcoco per attirare l'attenzione della maggior parte dell'esercito azteco lontano dall'isola. Voi condurrete il primo attacco per le strade rialzate. Sembra rischioso. Sì, ma il rischio è un po' la vostra specialità, o sbaglio? Dopo che siete entrati nella città, prenderete il palazzo mentre il grosso del mio esercito cattura la città. L'obiettivo è di uccidere o catturare l'imperatore Montezuma. Una volta che abbiamo l'imperatore, abbiamo la città. Quando partiamo? Si sfrega le mani. Il prima possibile, quando sarete partiti, darò l'ordine e il mio esercito marcerà su Tenochtitlan. Metteremo in sicurezza la riva del lago e là fisseremo l'accampamento, in modo che saremo pronti ad attaccare insieme a voi. Allora devo sbrigarmi con i preparativi. Buona fortuna, capo. Anche a voi, oh Capitan Mazzetes, vi prego, abbiate cura di mia figlia. Sai, Depictotown, quanti save scamming ho dovuto fare per tua figlia, mannaggia. Ok, allora, adesso abbiamo come obiettivo solo quello di... Ah, tra l'altro una cosa che non vi ho detto è che ho finito anche i... Ho anche finito i... Cosa dire? I... Così dei cairn. Ho trovato tutti i cairn e ho fatto la mappa, boom. Infatti c'è la terza mappa di vulcano che è in fondo. Mappa di sentieri fatto, montagne fatto. Il lago anche fatto. A nord di Tenochtitlan, che... Aspetta, facciamo che me lo segni sulla minimappa. Così non ci finisco per sbaglio. No, me lo dice lo stesso. Boh, vabbè, a nord di Tenochtitlan, quindi penso questa zona qua. Quindi allora facevo che andare alla capanna. Direi, perché no? Perché la capanna non l'abbiamo visitata. Poi c'è anche questo tempio della morte dove c'è della gente che ci attacca a vista. Da quello che ho potuto vedere. Il tesoro di Getires ci siamo già stati, mi pare. Ah, poi c'era il territorio dell'Amazzone che me l'ho segnato qua. Ah, qua c'è evento. Poi c'è una nave qua, che non si capisce come faccia a esserci una nave laggiù. E c'erano tante cose qua sotto verso il vulcano, ma mi sa che il vulcano è importante che ci andiamo dopo Tenochtitlan. Perché questa parte qua devi aggirare proprio opposta a Tenochtitlan per riuscire ad arrivarci. Per cui non penso che sia... Cioè penso che ci saranno delle parti della trama che ci porteranno ad andare laggiù. Quindi iniziamo a vedere queste cose qua mentre rifacciamo il nostro arsenale di varie cose. Ah, medicina ne abbiamo ancora? Sì. Che ne abbiamo usato per i Ruenes adesso. Ah, questa è proprio qua. Quindi diciamo che la prendiamo. Questi sono i commercianti. Ciaone. Fermiamoci qua. Non è che c'è della carne nei dintorni? No, manco. Per niente. Allora, tu eri quello che era di guardia. Quindi ti mettiamo di guardia. Carne non ne abbiamo praticamente niente. Allora, tu caccia. Lui fa sempre le robe. Tu pattuglia. Iruenes pattuglia. E il nostro Nakalli pattuglia. Ok. Abbiamo trovato 180 di tesori. 10 unità di carne. È mediocre, ma diciamo che per ora possiamo... farcelo andare bene. Diventa sempre più difficile avere abbastanza carne. Man male che vada faremo delle medicine e compreremo delle razioni in giro. Se non troveremo altri maialini. Facciamo che usciamo dalla strada. Anche se vorrei andare alla fortezza perché il fatto di avere tutto quel movimento non è male. Allora, restiamo come ieri? Sì, tanto di aculei ne deve ancora fare.
Allora, pattuglia niente. No, come abbiamo andato. Non ho segnato la carne giusta. Porca miseria, niente. Allora, prendi sta cassa qua. Ancora metallo, vabbè. Dai, apriamo sta cassa qua. 5 di corda, apriamo quell'altra cassa là. Dai, siamo alla fortezza. Quindi, visto che quello raddoppia i movimenti che abbiamo in quel momento, ci conviene accamparci appena prima di entrare. Razioni, dai carne a tutti oggi, eh. Non facciamo che. Non sprechiamo delle cose inutilmente. Quanti aculei abbiamo adesso? Solo 3, quindi ancora uno lo dobbiamo fare stanotte. E poi ci occuperemo delle altre cose, di lanterne e palle di cannone. Vai. Ok, pattuglia. Allora, io ho maxato tutta quella pattuglia per sperare che mi portassero anche delle provviste di qualche genere. E invece un corno. Allora, no, non volevo andare là. Allora, vediamo se hanno. Ok, 6 di legna, benissimo. Va bene, per ora va bene. Adesso direi che fatemi un po' di olio perché. Adesso che devo fare palle di cannone e altro, userò parecchio. Parecchio olio. Non si vede nulla di carne qua in queste zone. Nulla. Ah, aspetta, qua c'è il laghetto. Ah, però siamo già al massimo dei movimenti. Non so se ci ripristina più di così. No, infatti, ci ha portato poco più in là. Vabbè. Magari però sono sufficienti per arrivare. No. E che ovviamente non ripristina i 48, ripristina i. Ok, no, domani scopriremo cos'è sta capanna qua. Razioni, abbiamo solo 10 di carne, ma. Allora, di aculei siamo a posto, vero? Ben detto, sì. Quindi, tu fai una cosa di palle di cannone. Speriamo che ci basti poi l'olio per far tutto, secondo me no. Secondo me è proprio per niente. Queste ne usano 8. Ciao. Ci conveniva aprire tutte le casse possibili. 10 di carne, vabbè. Poco. Pattuglia 0, proprio. Nascosta tra le montagne, una modesta capanna domina una piccola idillia a cavalle, riparata dal vento, dalle alte pareti che la circondano. Vicino alla capanna scorge la sagoma di una persona seduta all'ombra di un albero. Avvicinati alla capanna. Avvicinandoti scopri che si tratta di un uomo di mezza età, spagnolo, con indosso soltanto una veste da contadino azteco. Quando lo saluti ti guarda e scatta in piedi. Ma che diavolo? Sono le rane che mi stanno giocando qualche altro brutto scherzo o siete spagnoli? Sono il capitano Julius Mazzetese e queste sono le mie truppe. Dal retro della carovana, Anacaona corre verso lo spagnolo e lo abbraccia lanciando un urlo di gioia. Zio Miguel, state bene! Sono così felice di rivedervi! L'uomo accende una lanterna. Ana, piccola mia, cosa diamine state facendo da queste parti insieme a questa gentaglia? Ti sorride, Ana lascia la presa e saltella di felicità per un po'. Mi avete raccontato tante di quelle cose che avete visto e fatto. Al palazzo mi stavo annoiando e ho dovuto proprio andarmene. Volevo fare e vedere qualcosa di nuovo perché non ne potevo più. Michele annuisce comprensivo, poi si alza e ti rivolge nuovamente l'attenzione. Fa un inchino cortese e decisamente plateale. Mi chiamo Miguel Sicar e sono uno studioso spagnolo. Sono arrivato nel Nuovo Mondo al seguito di quel pazzo di Felipe Gutiérrez. Ora conduco una vita semplice nella sicurezza di questa piccola valle nascosta. Venite, venite, vi mostrerò la mia casa. Sì, lo subiamo all'interno. Il posto è piccolo e disordinato. I mobili sono decisamente di foggia europea, costruiti da lui stesso da autodidatta. Ogni superficie orizzontale è coperta da attrezzature, bigiotteria o scodelle fatte a mano, mentre una singola ma robusta mensola a muro sostiene tutti i libri che si deve essere portato dalla Spagna. La mensola sembra una specie di altarino.
Che fortuna, ho appena preparato una bella paella di rane. Venite, assaggiate, ditemi cosa ne pensate. Farà schifo. Ti porge una scodella di terracotta riempita di paella. L'aspetto è sospetto, ma il profumo non è male. Accettiamone. Mangi con Sicar, cercando di farti spiegare esattamente cosa è successo alla spedizione di Gutierrez e perché ora vive in questo luogo. Ma lui continua a evitare le tue domande. Non puoi sapere con certezza se è davvero impazzito o se sta cercando semplicemente. O se sta semplicemente sfruttando la sua eccentricità per mantenere il controllo della situazione. Finito il piatto di paella alle rane, inizi a sentire la testa pesante, come se la tua mente si stesse poco a poco espandendo e squarciando per inseguire contemporaneamente un centinaio di pensieri differenti. Di nuovo che ci danno delle cose allucinogene. Il mondo si frammenta davanti ai tuoi occhi e una splendida pletora di luci colorate si trasforma nella figura di Mayahuel, la dea della fertilità e dell'alcol. Non hai la certezza di cosa significhi tutto questo. Mayahuel è enorme e si inginocchia per non svettare su di te. Allunga le braccia e ti porge una mela. La mangi in un sol boccone, torsolo compreso. Puoi sentire i semi separarsi dalla polpa e fluire non verso il tuo stomaco, ma verso la tua mente, dove fioriscono e danno vita a uno spettacolare albero della comprensione. Sei in uno stato di pace. Oscurità. A causa del forte rosso dello studioso, che sembra essersi addormentato sulla sua sedia, ti svegli dopo un po', rannicchiato sotto il tavolo. Lo sveglia. Cosa? Che? Grazie per la paella. Lo studioso si sgranchisce e sbadiglia. Oh, già ovvio, la miglior paella che abbiate mai mangiato, è vero? È stata di sicuro un'esperienza. Me ne state andando? Dovreste rimanere, qui è molto più sicuro. Farei questo. Non verrà mai con noi. Ci sono stato, pur essendo un pazzo furioso, ho costruito una fortezza più che valida. Se sapete come arrivarci, vi garantisco che vivere lì è più sicuro che stare qui da soli. Esita, poi annuisce lentamente. Giusto. Grazie per l'invito, accetto. Faccio subito le valigie e torno alla fortezza di Gutierrez. Buona fortuna. Anche a voi. Ah, ok, quindi lo troveremo là, probabilmente. Cosa facciamo? Andiamo a vedere se lo troviamo là. Proviamoci, dai. Intanto abbiamo da passare un po' di tempo a fare robe, a sviluppare di notte e cercare olio in giro. Tutti così? Razioni, però. Una di ca... niente. Nulla. Pattuglia, mannaggia sta pattuglia. Oh, proprio non ne vogliono sapere di essere più produttivi. E olio comunque non ne trovo mai in ste casse del manga. Porca miseria. Come ieri? Abbiamo abbastanza cannone. No, mi sa che mi manca... no, infatti mi mancano ancora due. Come ieri. 16 di carne, molto buone. Abbiamo trovato 5 di corda, che non me ne faccio un Kaiser, ma va bene. Cioè, no, che non me ne faccio niente non è vero, però mi serve il petrolio più che altro. Come tutti i buoni americani. Cosa dobbiamo fare? Ah no, siamo venuti qui per la baracca qua che ci dà le cose. 1. Una ogni 4 giorni, infatti, non è che sia tutta sta roba. Facciamo pascolare il cavallo. È vero che non abbiamo il massimo delle mosse, però. Ci può stare. Allora, andiamo verso il pezzepolco e poi andremo là al Tempio della Morte. Non so se ci conviene andare al Tempio della Morte, però, perché sono molto aggressivi i tizi. Ci hanno detto che se ci avrebbero rivisto là, ci avrebbero ammazzato. Aspetta, andiamo in qua a prendere quella cassa, che non si sa mai. Non sarà mai poi mai dell'olio, ma se lo fosse. Perché sprecarlo? C'è altra roba in giro o no? Beh, invece sì, c'è un tesoro laggiù. Almeno, mi è sembrato un tesoro, ho visto una roba gialla. Eh sì. Ma è possibile che non l'avessimo mai visto finora? Boh. O magari respawnano dopo un po'.
dobbiamo andare qua verso questo sepolcro. Vediamo se riesce. Ok, proviamo di nuovo. Segna tutti e riusciamo a metterne da parte due. Chi è che fa schifo di caccia? Lui? Vai. E sera, Isabella Iruene si presenta da te in qualità di ufficiale più alto in grado. Un attimo del vostro tempo, Capitan Mazzetes. Vi prego, chiamatemi Julius. Sorride educatamente. Preferirei di no. Perdonate la franchezza, ma cosa porterà tutto questo? Che cosa volete dire? A quanto pare stiamo lavorando per una qualche ribellione dei Totonac. Perdonatemi, ma non è certo questa la causa per cui combatto. Io servo il re di Spagna e oso dire che questo è anche il sentimento della maggior parte dei vostri uomini. Serviamo ancora Sua Maestà, non è cambiato nulla, sergente. Sì, capisco, è solo che immagino abbiate un obiettivo finale in mente, un piano che giustifichi tutto questo e dovremmo fare il doppio giochista. Se è così, siete l'unica persona in questo accampamento che sa qual è il nostro obiettivo. Mi tranquillizzerebbe molto se rendeste partecipe anche me dei nostri piani a lungo termine. Io direi la seconda, aiuteremo i Totonac a rovesciare l'impero azteco e la Spagna trarrà vantaggio da questa alleanza negli anni a venire. Isabella si morde il labbro e incalza. Aprire nuove vie commerciali è importante, certo, ma potremmo fare molto di più. Questo conflitto tra gli aztechi e i loro vassalli è un'enorme debolezza, pronta per essere sfruttata a nostro favore. Capitano, ritengo che se giocassimo bene le nostre carte potremmo conquistare queste terre in nome della Spagna. Non è lontano da ciò che avevo in mente, facciamo. Quindi, dopo che avremo contribuito al naturale decorso del conflitto, condurremo noi il gioco, approfitteremo delle divisioni tra le fazioni dei nativi e prenderemo Tenochtitlan per la Spagna? Esattamente. Annuisce. Grazie, capitano. Mi spiace se riferisco il vostro piano agli altri membri della spedizione, li tranquillizzerebbe molto. E direi, tienilo per te, perché abbiamo della gente dei Totonachi con noi. Sì, capitano, buonanotte. L'ultimo che abbiamo ricevuto non me ne frega molto, ma Anacaona invece mi dispiace che la perderemo con questo discorso qua. Probabilmente dovremmo ucciderla o non so cosa. Guarda chi si vede. Amico mio, dove vai? Allora, tu vai a cacciare. No, a pattugliare, scusami. Che cavolo va a cacciare lui che non sa neanche come prendere in mano un arco. Ah no, ma abbiamo di nuovo da conservare due. Allora conserva, scusami. 10 di carne, una di cannone. Aspetta, cannone. Ne abbiamo fatta una di più, mannaggia la miseria, non volevo. Vabbè, meglio che niente. Allora, andiamo giù verso il Tempio della Morte. Sperando che non sia della nostra morte. C'è una cassa. Le ho snobbate fino adesso le casse, ma adesso che dobbiamo rifare tutto, abbiamo bisogno di un sacco di olio. E qua non ci arriviamo, no? Comunque continuo a trovare corda, legna, metallo. Allora, costruttore, costruiscimi più che altro delle lanterne adesso. Forse riesce a farne solo due, mannaggia lui. Allora, tu pattuglia. Razioni, diamo una di carne a tutti. E tu conservane 10. Perso 19 unità di corda, ma non è un problema. 112 di tesori. Buono.
qualcos'altro qua intorno da prendere. Sì, c'è una cassa qua sotto. Andiamo a prendere ancora quella. Poi andiamo verso il tempio. La carne, la carne, la carne. Ci stiamo allontanando, è vero? Tanto dobbiamo prendere un po' di tempo. Mi sa che lo faremo domani comunque il coso della morte. Cioè domani, il prossimo episodio. Che per voi non, neanche per voi sarà domani, non lo sarà né per me né per voi. Razioni. Una di carne a tutti, a tutto il mondo. E poi cosa ne avanzano? Ne avanzano 14, per cui 10 più... Tu? No, dai tu. Che tu riesci ancora a farla la lanterna, sì. Quante ne abbiamo adesso di lanterne? 3, è l'ultima che ci serve, benissimo. Vai. No, ti ho... No, caccia, conserve. Ok, stavo per fare un errore incredibile. 135 tesori. Buono. Come si è messo i tesori? 2226. Dovremmo poi lasciarne un po' in giro, mi sa. Oh, ci avviciniamo. Qui direi che interromperei il video appena prima di arrivare là. Tipo qua. Cavolo. Nulla, non mi fanno più andare via. Niente. Vuol dire che registrerò subito questo altro episodio. Ci vediamo al prossimo episodio in cui faremo la battaglia per il Tempio della Morte. Ciao a tutti, buona giornata.